In transeunte, cerchio e seno attraverso NT a cura DVB, Amedeo. Quello che è più importante nell'esistenza umana è avere chiara nella propria mente la finalità ultima dell'essere. Il problema escatologico non deve essere alieno e astruso per voi. Dovete sempre porre il pensiero a quello che sarà del corpo fisico e dello spirito che è in transeunte. E allora, figli cari, cosa direste di una divinità immanente, onnipotente, giustizia infinita, amore infinito, se esistesse veramente un inferno? Come potrebbe una sua creatura perire in eterno tra le sofferenze di un inferno? Credetemi, figli, esiste sì un inferno, ma è un inferno creato dalla psiche, che sopravvive alla morte del corpo. Per cui se una creatura incarnata ha agito in modo immorale o è convinta di avere commesso gravi peccati, sarà lei stessa, in simbiosi con altre entità, a creare una situazione che veramente si può definire infernale.